Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, и депутаты, и сенаторы, вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, Запорожья и Херсон, ci sono stati dei referendum, i risultati di questi referendum li abbiamo, li conosciamo. Le persone hanno fatto la loro scelta, è stata una scelta chiara. Oggi accettiamo l'entrata in Russia di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia. Sono sicuro che l'assemblea qui in Russia accetta queste quattro regioni, nuovi soggetti della federazione russa nella nostra federazione. Questo perché è la volontà di milioni di persone. Applauso. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава. E certo, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Un diritto scritto le generazioni prima di noi si sono battute. È per questo che è stata creata la nuova Russia, è per questo che i nostri avi si sono battuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Non lo dobbiamo mai dimenticare. За право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. La Russia non è mai stata d'accordo con il colpo di stato nazista in Ucraina. I combattenti del Donbass, мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей, le donne. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко. Si sono командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и mobilitati. И fa un elenco di tutti i leader del Donetsk che si sono mobilitati contro quello che lui chiama golpe nazista a Kiev. Смертью храбрых в ходе специальной войны. I soldati. Они герои. Ricorda i soldati che sono morti durante l'operazione speciale e li chiama i nostri eroi, sono gli eroi della grande Russia e vi chiedo di onorarli con un minuto di silenzio, chiede Putin. Спасибо. За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. La scelta degli abitanti di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson è una scelta storica. Любовь к России. И это чувство никто не может. Malgrado tutte le difficoltà, nessuno può distruggere questo sentimento di amore verso la Russia che loro provano. È per questo che le persone che sono nate dopo la fine dell'Unione Sovietica hanno votato per noi, per il nostro avvenire. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность.
quando è stato deciso di distruggere l'URSS, questa è stata una catastrofe. Abbiamo spezzato le frontiere delle repubbliche sovietiche e i leader di queste repubbliche hanno messo a ferro e fuoco il paese, e chi ha distrutto l'URSS non sapeva che cosa faceva, non sapeva che conseguenze questo avrebbe portato. Ma adesso questo non è più importante, non c'è più l'Unione Sovietica e non possiamo far tornare il passato. La Russia non ha bisogno, tra l'altro, di questo. Non c'è niente di più forte però della nostra determinazione a riunire il popolo, che è lo stesso popolo e che si considera parte della Russia, perché per secoli hanno vissuto nello stesso paese. Non c'è niente di più grande della determinazione di queste persone a tornare nella loro patria. Per 8 anni le persone nel Donbass hanno subito un genocidio, sono state bombardate a Kherson e a Zaporizhia, hanno resistito, il regime di Kiev li ha minacciati. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их. Ma adesso le persone di Zaporizhia e Kherson hanno detto la loro parola. Voglio che Kiev mi ascolti. Становятся нашими гражданами навсегда. Voglio che capiscano che queste persone adesso diventano cittadini russi per sempre, che noi li proteggeremo, dice il presidente russo Vladimir Putin, riferendosi ai cittadini di Zaporizhia e Kherson. Facciamo appello al regime di Kiev: fermate tutte le azioni militari, questa guerra che avete iniziato nel 2014, e tornate al tavolo dei negoziati, siamo pronti. Ma la scelta del popolo a Lugansk, Zaporizhia, Kherson e Donetsk non è negoziabile. La Russia non va a tradire queste persone resteranno in Russia. E oggi il potere di Kiev deve accettare questa scelta libera di questo popolo. Solo questo può essere il cammino verso la pace, perché noi difenderemo la nostra terra con tutte le forze, faremo di tutto per assicurare a queste persone una vita in tranquillità. Questa è una missione di liberazione per noi, di liberazione del nostro paese. Andiamo a ricostruire tutte le città, le scuole, le infrastrutture, metteremo il nostro sistema pensionistico e sociale e medico in atto, lavoreremo per assicurare la pace e la sicurezza per tutto il popolo russo, per tutte le repubbliche autonome, per tutte le regioni del nostro paese. Cari amici, colleghi, oggi voglio anche parlare ai soldati e agli ufficiali che partecipano all'operazione speciale e ai soldati della Nuova Russia e del Donbass che dopo la mobilitazione fanno il loro dovere in maniera patriottica. L'appello del loro cuore è il centro della mobilitazione. Voglio dire alle loro famiglie: perché combattiamo? Che genere di futuro abbiamo davanti a noi? Quali sono i profitti sanguinari di questa guerra? I nostri compatrioti in Ucraina hanno vissuto
sulla loro pelle, hanno provato sulla loro pelle di cosa sono capaci i leader dell'Occidente. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, tutto il mondo ha dovuto accettare questa dittatura. Nel 91 il mondo pensava che la Russia non si sarebbe risollevata dopo un tale shock, e questo è quasi successo, ci ricordiamo degli anni 90. Ma adesso la Russia è resuscitata e riprende il suo posto onorabile. Ma l'Occidente cerca una nuova occasione per distruggerci, questo è il sogno dell'Occidente da sempre, vogliono mettere i popoli della nostra federazione l'uno contro l'altro perché muoiano di fame, non possono accettare che esistano dei paesi ricchi come la Russia al mondo e non accettano che ci sono dei popoli che non vogliono vivere secondo i diktat dell'Occidente. L'Occidente vuole fare di tutto per preservare un sistema neocoloniale e per rubare dollari dappertutto nel mondo, vuole un diktat tecnologico, vuole il suo profitto per assicurarsi i comfort e essere egemone in tutto il mondo, l'Occidente.